Buonasera amici di Sportland e benvenuti alla settima giornata del campionato di calcio a 11. Dinamo del Grosso e Gruppo Gorla. Vediamo chi avrà la meglio. Tanta attenzione, subito la conclusione in porta tentata dalla distanza da Domenico Ceci. Tanto attenzione alla partenza del capitano Matteo Rossi, che è in posizione regolare. Matteo Rossi con il mancino e la palla termina sul fondo. Chiude il triangolo, poi cerca la conclusione con il sinistro, il numero 13 Ceci, ed è bravissimo il portiere. Qui conclusione mancina dentro l'area, Fusco in spaccata, la palla termina sul fondo, non c'è stata deviazione. Attenzione perché siamo in area di rigore, c'è l'inserimento di Matteo Rossi che da due passi mette dentro il vantaggio di Gruppo Gorla. Qui attenzione perché è tutto regolare. Tocco dentro e arriva il pareggio immediato di Dinamo del Grosso, di Tonon, che trova l'1-1. Qui Luca Rossi, c'è una deviazione, la palla colpisce la traversa. Fiamberti, in area di rigore, Fiamberti, destro, respinto dal portiere. Tutto qua, attenzione, il sinistro di Solerio. Matteo Rossi, il capitano, è buono il tocco per Marco Motta, la posizione è regolare, Marco Motta salta il portiere, va in porta col destro e trova il gol del vantaggio, Gruppo Gorla. Tocco dentro, colpo di testa, poi palla controllata, destro, arriva il 3-1 di Ossino, il neo entrato con Solerio, va da solo Solerio accelera, Solerio in area di rigore, Solerio con il mancino. Chiude la partita con un contropiede rapidissimo, Solerio. Tanto Fiamberti in area di rigore, Fiamberti accelera, Fiamberti destro e arriva il gol del 4-2. E arriva il fischio finale del direttore di gara, Gruppo Gorla, batte Dinamo del Grosso per 4-2. E allora siamo qua con il mister di Gruppo Gorla, che non ha bisogno di presentazioni. Ti chiedo subito, oggi partita che il risultato forse può ingannare, ma non è stata così semplice, una Dinamo del Grosso tosta, siete riusciti comunque a sfruttare bene le occasioni e a riportarvi lì in testa a più due sulle sequoie che avevano vinto ieri. Sì, non è stata per niente una partita facile. Adesso poi il campo non era proprio il massimo stasera, nel senso che era comunque un po' pesante, ci ha forse un po' penalizzato, però devo dire che loro hanno giocato, soprattutto il primo tempo, devo dire che sono stati forti, cioè hanno raddoppiato, triplicato su ogni palla, quindi hanno messo molta grinta e molta voglia. Poi forse secondo tempo, quando sono calati un po', forse noi abbiamo fatto girare un po' meglio la palla e è stato un po' più facile. Comunque non è stata sicuramente una partita semplice. Esatto, vi sta facendo un grande campionato, questa sfida con le sequoie è affascinante come ogni anno. E adesso come la vivete? Comunque con tanta serenità come sempre, però è sempre bello comunque vedere queste sfide. Ma sì, noi siamo partiti quest'anno con parecchi infortunati e indisponibili e li abbiamo recuperati poi strada facendo e quindi abbiamo perso anche qualche punto per strada, però credo che sia le Sequoie che Old But Gold, mi sembra che sono le vecchie HSM, sono le squadre che sono, siamo penso le più attrezzate, ma siamo sempre le stesse da anni, siamo penso sullo stesso livello, poi dipende dal momento, dai giocatori che hai disponibili, dallo stato di forma, però penso che arriveremo così fino in fondo e poi si vedrà cosa succede. Perfetto, complimenti mister e alla prossima. Grazie mille. Ciao.